Oggi avete presentato un programma per la celebrazione del 100° anniversario della morte di Sebastiano Satta, in prospettiva per gli 80 anni di istituzione di questa scuola. Sì, è vero, sempre con la convinzione che ci guida, che ci sorregge, insomma, di fare in modo che la scuola sia non solo un istituto autoreferenziale chiuso in se stesso, ma anche una forza viva e propositiva per la cittadinanza e per la società. Noi presentiamo questo programma, che è un programma che si svolgerà all'interno della scuola e che però appunto vuole essere di stimolo anche all'esterno. Noi saremo impegnati da domani, esattamente da domani, inizia il secondo quadro trimestre e quindi saremo impegnati nella preparazione dei nostri ragazzi che dovranno tutti quanti conoscere e apprezzare, approfondire la figura di Sebastiano Satta. Naturalmente questo programma è un programma che si svolgerà nel tempo fino al 29 di novembre, quando appunto ricadrà l'anniversario della morte di Sebastiano Satta, ed è un programma che prevede vari step. Il primo step, la nostra prima uscita pubblica, sarà il concerto finale del liceo musicale che ci sarà all'Eliseo, all'Eliseo il 4 di giugno, però questo sarà un concerto dedicato a Sebastiano Satta che prevederà il coinvolgimento anche degli altri licei operanti dentro la scuola, le scienze umane e l'economico-sociale, che faranno delle letture, delle sceneggiature, ed è previsto anche il fatto che alcune poesie di Satta verranno musicate dagli alunni e dai professori di questa scuola. Ci accompagnerà nella preparazione di questa iniziativa anche la registrazione, l'atto praticamente costitutivo del comitato degli ex alunni e professori di questa scuola, fino ad arrivare a novembre, quando organizzeremo tre giornate all'interno di questa scuola, tre giornate che avranno una un taglio storico, l'altra un taglio giuridico doveroso, l'altra un taglio letterario, che ci faranno incontrare con esperti del settore e verranno appunto celebrate dentro questa scuola. Ultimo, ma non ultimo, lo studio del logo della scuola, che sarà portato avanti dai ragazzi diversamente abili che frequentano questa scuola, che sono 22 quest'anno, che insieme ai loro professori daranno questa testimonianza e lasceranno questo segno nella storia della scuola. Questo edificio è stato inaugurato e dedicato a Sebastiano Satta nel 1937, di conseguenza tra tre anni noi saremo impegnati nelle celebrazioni dell'80° anno di fondazione della scuola.